Grand Slam di judo ad Antalya, seconda giornata interaturca contrassegnata ancora da un oro e un argento italiani che rendono pressoché trionfale la già assai positiva missione. Il presidente della federazione Wieser apre l'evento, poi via alle danze. Categoria uomini sotto gli 81 kg. A sbaragliare la concorrenza ci pensa il turco Al-Bayrak, numero 4 al mondo. Giustiziere per Wazari in finale dell'azzurro Christian Parlati, che sfiora l'impresa ma deve accontentarsi dell'argento. Quinto, l'altro italiano, Antonio Esposito. Il grande slam è importante, tutta la nostra squadra di atleti era pronta e spero che domani possano vincere altre medaglie. Il rullo di tamburi per i colori azzurri è tra gli uomini sotto i 73 kg. Protagonista un grande Fabio Basile che sconfigge nell'atto conclusivo per Wazari il turco Kandemir. Per il vincitore si tratta del secondo successo nel World Judo Tour a 14 mesi di distanza dal trionfo a Tel Aviv, che gli consente di ipotecare la qualificazione per la sua seconda Olimpiade. Bronzo per il canadese Margelidon ed il moldavo Sterpu, consegna le medaglie Uğur Ardene, presidente del Comitato Olimpico Turco. Categoria donne sotto i 63 kg, sugli scudi la britannica Renshall, oro dopo il successo nella finalissima ai danni della venezuelana Barrios, con tecnica Kouchigari finalizzata al Wazari al Golden Score. Terzo gradino del podio per la canadese Bushman Pinar e la cinese Jin Tang, consegna le medaglie il vicepresidente della federazione Sergei Soloveitchik. Tra le donne sotto i 70 kg su tutte l'olandese Polling, la quale sconfigge per Wazari la croata Matiz argento. Trattasi della 24esima medaglia per l'esperta judoka. A consegnare le medaglie è Ahmet Temurgi, direttore relazioni estere del Ministero dello Sport turco. Beh, sono felice perché dovevo venire qui in preparazione agli europei, ma anche per sfoderare un po' di judo tattico. Non posso sempre attaccare. In realtà sono contenta di oggi e penso che lo siano anche i miei allenatori. Gli atleti turchi sul tatami hanno messo in mostra ancora una volta l'incredibile passione che la nazione ha per questo sport. Ippon dopo Ippon, la squadra di casa ha dato spettacolo, dimostrando perché la Turchia è una tappa fissa del World Judo Tour da 7 anni. Ciliegina sulla torta è stata la medaglia d'oro per Al-Bayrak, pur a discapito di Parlati, consegnata dal vice direttore generale dei servizi sportivi del Ministero dello Sport, Altun Soy.